Learn to Fly dei Foo Fighters. Oggi c'è una cosa mai vista sul canale. So che vi dico sempre così, però oggi è veramente così. Perché adesso vi spiego come funziona e poi andiamo subito a suonare. Cioè andate a suonare. Perché in realtà la cosa di oggi riguarda proprio voi. Mo vi spiego tutto. Sono andato a suonare il pezzo Learn to Fly dei Foo Fighters uguale all'originale, con gli stessi groove, gli stessi passaggi, gli stessi crash messi nello stesso punto, eccetera. Ma la cosa particolare e la cosa che è un po' diversa da una cover normale, perché se vi dicessi ho suonato Learn to Fly, vabbè, ok, è una cover normale, ma la cosa diversa che vi riguarda è questa: ho scritto tutto lo spartito della canzone perfettamente com'è e sono andato a metterlo sopra il video in cui suono. Quindi dopo che cosa succederà? Voi vedrete il mio video un pochettino sfocato per permettere allo spartito che passerà direttamente sopra il video di vedersi. Quindi in pratica dietro ci sarò io che suono questa canzone e davanti a me passerà direttamente lo spartito. Mentre io suono la canzone passerà lo spartito che vi farà vedere che cosa suono. Ma perché passa questo spartito? Perché la figata è che questo spartito è per voi. Perché se voi andate a sedervi alla batteria, vi mettete il video e cominciate a suonare, potete suonare sulla canzone mentre guardate lo spartito. Quindi non dovete stamparvi fogli, non dovete pensare a girare i fogli mentre suonate la canzone, perché lo spartito va avanti insieme alla canzone. In realtà sarà più facile di quello che sembra. Mentre andate avanti nel video vedrete questa cosa e capirete subito. In più, ultima cosa, ci sarà un rettangolino giallo che vedrete spostarsi nello spartito. In realtà quel rettangolino giallo che c'è vicino a ogni pentagramma è solo un segno che in pratica vi dice: guarda che in questo momento stiamo suonando a questa riga qua. Così non perdete il segno e anche se a un certo punto vi girate, non guardate lo spartito per un attimo, non perdete il filo, perché basta che guardate dov'è il rettangolino giallo e avete di nuovo il punto giusto in cui dovete guardare. Ultima cosa, poi andiamo a suonare veramente. Oltre a questo video potrete scaricare, cliccando qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link per scaricarvi il PDF gratuito per oggi, poi dopo vi spiego tutte cose dello spartito e anche il video mio completo di sola batteria. Quindi non ci sarà la canzone, perché ovviamente raga non posso solo con la batteria, ma in realtà è ancora meglio solo con la batteria, perché così si capisce bene cosa faccio e come lo faccio. Ci sarà un metronomo che farà 1, 2, 1, 2, 3, 4 e poi si parte. Ricordatevi che Learn to Fly parte sul 4 con un flam. Vai! We'll be right back.
questione però non è finita qui, perché ci sono cose in più che adesso vi spiego. La mia idea non è quella di fare solo quello che avete visto fino adesso, cioè farvi suonare sulla canzone. Ho in mente un po' di cose, però qui dovete dirmi voi se siete interessati, se non siete interessati, eccetera eccetera. Ho in mente di fare questa cosa che ho fatto oggi per tante canzoni, tanti generi, tanti artisti diversi. E oltre a questo, mi piacerebbe fare per ogni canzone un mini corso, tra virgolette, acquistabile sul sito Gastium, ma una cosa che comunque costerebbe poco, tranquilli, dove all'interno trovereste il PDF e il video, come quelli che potete già scaricare oggi, e oggi tra l'altro sono gratuiti, quindi vi consiglio di scaricare. E in più mi piacerebbe fare anche un video o più video, comunque 10-15 minuti di video, in cui vi spiego alcune cose della canzone, vi spiego i feel, vi spiego i groove, vi spiego il portamento, poi questo dipende da canzone a canzone, un po' di cose per suonare meglio la canzone. E non solo, perché ovviamente se andiamo a vedere un certo tipo di feel, magari vi dico fate anche quest'altro tipo di feel, così almeno potete utilizzarli anche in altre canzoni. Spiegatemi se questa cosa potrebbe interessarvi, così se vi interessa lo faccio, magari per questo pezzo e poi ovviamente per altri. Quindi mi raccomando, qui sotto nei commenti scrivetemi tutto, scrivetemi se questa cosa vi può interessare, scrivetemi il perché, eccetera eccetera. Scrivetemi magari anche già qualche pezzo che vi piacerebbe sentire. Io ho tante canzoni in realtà che ho trovato nel tempo su internet, eccetera eccetera, infatti vi consiglio comunque di cercarvele su internet queste cose, perché si trovano. Fatemi sapere cose. Io vi saluto, il video finisce qui, mi raccomando iscrivetevi al canale, seguitemi sui social e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Commentate, mi raccomando, fatemi sapere. Ciao.